cortili, quattro campani, una trattoria, un bel piantato e pieno di casa. Sembra che la gente dovesse seguire, ormai più dritto a casa. Dopo di gattino con mio amico, giro per quattro mattino, seso se utile per da da da, Margherita Independence Day. Ma che a casa i senza. E fai di cinema. Chissà se quest'estate, eh? Mancano i pagliacci. Madonna. Intanto nuova grafica. Nuova grafica. Ci si associa con Ciara in Clavia, la Cremona, la Strella che è mia, è la grande arteria, la fanta con la mia fantasia, in Antiochia con Ciara in Danò, in Guardiera che cioppa di po', e le sorti al cinema, ci porta molti papus a casa, con i due corti, quattro campanini, una trattoria, un mercato, un balchino di caserme, e la gente dorme sui sentieri, orme, preti di casa, ecco quel bigliardino con gli amici, così non puoi quando è mattino, se su se tutti i tuoi, a casa la macchina di prendi al sei, ma che piace se non stanno lei. Va bene, ben trovati, benvenuti. Questa rinomata veste grafica, ragazzi, che ci è costata mesi e mesi di studio. Siamo messi bene con tutto, con internet. Stasera ci sta facendo un sacco di regali internet. In teoria abbiamo l'internet veloce, ma abbiamo visto che se ne va via velocemente. Sono piccoli dettagli. Bando alle ciao. Abbiamo già quanta gente già in linea. Benvenuti, un festoso saluto. Sono una scommessa e ballo comunque. Sì, sì. Quindi chi paga cosa, chi alla fine. Disclaimer. Ce li ho tutti i disclaimer stasera, perché devi sapere che avremo un sacco di gente in diretta stasera. E prima leggevo nel gruppo che hanno creato questi simpatici umoristi. Ah, scusate, per fare i disclaimer, salutiamo. Ah sì, sì, saluti. Buonasera a tutti gli amici telespettatori, benvenuti in questi schermi. L'ultima volta facciamo una discussione, era benissimo. Allora, disclaimer. Ci siamo dati delle promesse. Mi hanno detto, devi essere serio, dobbiamo essere seri, quindi prometto che ci siamo dati delle regole, quindi diciamo che parleremo di... No, davvero, bisogna essere seri, quindi non dobbiamo scherzare e vista la folta presenza della Regione Veneto, quindi ci siamo detti non bestemmiamo, quindi niente bestemmie, punto primo. Sai che è come un intercalare lì da loro, no? Sai, sono come le ciliegie in Veneto, si dice che un porco tira l'altro. E poi questa a pallettoni, poi non parlare. Ciao a tutti, grazie anche a chi ci ascolta. Scusate, però io stai no, la seconda cosa è che non parleremo di coronavirus. Non parleremo di niente, di virus, né di niente. Non parleremo di varianti, di varianti inglese, di niente. Quindi cominciamo. Lasciate la parola. Ok. No, okay. Va bene, ok, ve li siete dette le vostre cose, sì, quindi, sì. No, dicevo, siamo online anche su YouTube, quindi ciao a chi ci segue, ciao, buonasera a chi ci segue anche da là, possiamo togliere il banner del disclaimer per iniziare a fare un attimino di pubblicità. ragazzi, è arrivato il momento della pubblicità. Allora, È attivo. Parte il 27 di febbraio, anno del Signore 2021, quindi fra tre giorni, ci sono ancora posti disponibili. C'è ancora possibilità di iscrivervi, il corso sarà online, è una versione che viene già fatta ovunque, quindi è stata portata anche in Italia, il corso sarà insegnato in inglese con traduzione in italiano e sarà suddiviso sulle due giornate che vedete in sovraimpressione.
al sito www.manualmente.biz potete andare a iscrivervi se non lo avete ancora fatto, perché ho visto che sull'evento online di Facebook ci sono tante persone che hanno cliccato interesse, ma dovete proprio iscrivervi e partecipare, perché non è una serata divulgativa, ma è il corso Explain Pain online. Quindi ci vediamo da là sabato mattina. Poi, andando avanti con i prossimi appuntamenti, ve l'avevamo promesso, no, però questa roba qua la va mia bene. La va mia bene, Shikaro, chi? Vabbè, descolto. Allora, sembra il Paco Zeppo. Madonna, come parli male, che roba brutta. Secondo appuntamento, ve l'avevamo promesso, l'abbiamo organizzato, messo in calendario, mercoledì 3 marzo, cioè il prossimo, alle 21, avremo di nuovo ospite con noi Aldi Gopler, perché erano rimaste in sospeso dal primo Spritzer Clock fatto con lui un bel po' di domande per quanto riguarda la riabilitazione del legamento crociato anteriore e i massimi sistemi, per cui non mancate sia chi c'era il primo sia chi avrà voglia di aggiungersi in corso d'opera. Il primo Spritzer Clock con Ali è ancora online su Facebook, quindi proprio lo potete riguardare, mettervi in pari e presentarvi in diretta con nuove entusiasmanti domande. Oh là là, amici telespettatori, colpo di scena, abbiamo anche attivato un corso online di 6 puntate con Ali Gopler, quindi 6 incontri di 2 ore, anche quello lo trovate sul nostro sito, è già possibile iscriversi. E già tanta gente sta scrivendo, questo è fantastico, grazie perché ci seguite, grazie perché ci date fiducia. Io direi ci che... Ci saranno altri appuntamenti, ma li vediamo strada facendo, come diceva l'omonimo di... quello che fa rima con... quello che con te fa rima. Con Scaglione. Niente, dai, faccio le bande. Siamo qua. Oggi parliamo di spalla. Un distretto che sta particolarmente caro a tanta, tanta bella gente che sarà qua con noi stasera. Non perdiamo altro tempo. Direi che è il momento di introdurre direttamente il nostro, possiamo definirlo il nostro capo, possiamo definirlo il Deus Ex Machina, colui che ci racconterà perché è nata questa iniziativa che sta, faccio dire da lui, questa iniziativa ha un titolo, quindi ha nome e cognome, ha tanti nomi e cognomi, si tratta della Spalla, un libro che è appena uscito e appare che vada a ruba, questo è così forse, meglio della mascherina, comunque meglio della mascherina. Ok, quindi non mi resta che invitare colui che si è occupato della stesura di questo testo, il nostro capo, quindi Antonio Poser. Buonasera Antonio! Buonasera a tutti, ciao, grazie l'invito. Per noi è un piacere. E un onore, nonché un onore, captazio benevolenti. Ok. Beh, la genesi di questa opera scaturisce da sostanzialmente due osservazioni. La prima è che il fisioterapista libero professionista de jure de facto è al libero accesso, l'accesso diretto. Quindi condivide con il medico la prima linea sanitaria che affronta la persona che ha dei disturbi muscoloscheletrici. Data questa responsabilità, gli strumenti formativi del fisioterapista, sia i luoghi formativi che gli strumenti formativi, non devono più pensare solo alla formazione dell'atto terapeutico, ma soprattutto concentrarsi sull'atto clinico. L'atto clinico è quel momento in cui il professionista incontra il paziente, instaura una relazione, fa un triage diagnostico, una prognosi e imposta un programma riabilitativo e lo gestisce. Da questa prima osservazione scaturisce il secondo elemento, che è osservando il panorama editoriale. Questo elemento qui non è stato affrontato ancora in maniera, non dico esaustiva, ma in una maniera importante. Se noi guardiamo il panorama editoriale, sostanzialmente troveremo tre gruppi di libri.
più antico, diciamo, che parte da questo, che è il primo libro sulla spalla, che è il Codman del 34, è il primo libro e costituisce il primo libro anche del filone degli ortopedici, diciamo che è il filone più nutrito. Ogni ortopedico che si rispetti dal 34 in poi ha scritto il suo libro di ortopedia sulla spalla. E questi libri hanno una caratteristica che l'elemento centrale è l'atto chirurgico, quindi sviluppano molto, in maniera molto approfondita, l'atto chirurgico, perché parla agli ortopedici. Diciamo che il libro, secondo me, attuale di riferimento di questo filone è The Shoulder del Rockwood e Madsen, che ha raggiunto la sesta edizione. La fisioterapia in questi libri qui in genere è un'appendice più o meno sviluppata, ma rimane un'appendice, e invece piuttosto sviluppata la descrizione della patologia. E il secondo grande gruppo sono i manuali. I manuali, che dice la parola stessa, servono per descrivere un processo, quindi un atto terapeutico. Sostanzialmente sono costruiti come il libretto delle istruzioni delle nostre auto. Abbiamo un problema, dobbiamo cambiare la lampadina, e lì abbiamo degli step che bisogna seguire per arrivare alla risoluzione del problema. E la caratteristica dei manuali è che hanno tante fotografie, una descrizione didascalica e una bibliografia piuttosto scarna e posticcia. Di questo gruppo direi che i più importanti sono quelli, i manuali della riabilitazione post-chirurgica. Perché sono quelli più importanti? Perché la riabilitazione post-chirurgica ha delle sue tempistiche per ogni tipo di intervento. Quindi magari il fisioterapista non può ricordarsi perfettamente le tempistiche dei vari interventi ortopedici. In questa categoria nominerei un libro italiano che è La riabilitazione post-chirurgica nel paziente ortopedico di Pilastrini, Vanti, Testa, e un altro libro americano che ha sempre lo stesso titolo in inglese, che è di Maxey Magnusson. E infine poi abbiamo i libri scritti da fisioterapisti per fisioterapisti, in cui ci possono essere degli ospiti ortopedici che spiegano l'intervento, ma per l'occhio fisioterapico, quindi non in maniera così dettagliata come il libro ortopedico per ortopedico. Tra questi nominerei il Wilkel Reynolds, Athlete Shoulder, e poi c'è anche un libro italiano interessante, è stato La spalla dello sportivo, di Fusco, Foglia, Testa e Musarra. E uno dei classici è il Donatelli, che anche quello è la sesta edizione. Ecco, questi sono dei libri scritti da fisioterapisti per fisioterapisti, dove c'è anche parte dell'atto clinico. È che sono tutti libri piuttosto datati, per cui rispetto a quello che volevamo costruire noi, manca, se vogliamo, tutta la conoscenza sul dolore e l'aspetto psicosociale. Quindi questo è stato il motivo che è nato il pensiero del libro. Bene, bene, bene. Questo è chiaro che è un pensiero assolutamente nuovo nel panorama di quello che sono le imprese editoriali compiute finora. Ma penso che possa essere interessante, hai pensato di strutturare questo libro, penso che sia evidente da tanti ospiti che vedremo stasera. Quindi se vuoi un po' introdurlo proprio come è stato costruito, come è stato progettato questo libro e chi si è occupato di cosa, no? Perché mi risulta che ci siano diversi editori coinvolti. Ho la lista qui per non dimenticarne nessuno. Allora, nel 2019 ho sentito il presidente dell'AIFI, Mauro Tavernelli, e gli ho esposto il progetto dell'opera, il quale ha appoggiato subito l'impresa, e dopodiché ho comunicato a tutti i colleghi che ci sono qui stasera
l'idea di costruire questo libro. E appunto, con questo piccolo gruppo abbiamo proprio definito il libro, perché naturalmente io avevo in mente una cosa e gli altri colleghi magari qualcosa di diverso, quindi dopo i primi incontri abbiamo deciso la struttura del libro, quindi sono sostanzialmente 9 capitoli divisi in 3 parti. Una prima parte, diciamo, propedeutica, dove abbiamo la biomeccanica e l'aspetto del dolore, poi una parte centrale dove abbiamo la clinica e le varie entità, diciamo, di patologia, e poi la terza parte è trattamento, dove abbiamo la chirurgia, l'esercizio terapeutico e la terapia manuale e il ritorno allo sport. Ho tenuto un gruppo di lavoro ristretto perché naturalmente l'impresa richiedeva una squadra numerosa, tanto è vero che in tutto siamo in 21, però 21 persone per comunicare le varie cose diventava difficile, quindi abbiamo stabilito dei responsabili di capitolo, e il responsabile di capitolo a sua volta faceva la sua squadra, se riteneva necessario questo. Quindi io vi farei l'elenco di tutto il capitolo, in modo da capire i capitoli e gli autori. Naturalmente gli autori sono i fisioterapisti italiani che maggiormente seguono l'argomento spalla o degli argomenti limitrofi al trattamento della spalla. Provengono da tutti i master più importanti d'Italia. Io faccio un elenco veloce senza dire tutto il nome dei master, perché hanno tutti i nomi diversi. Comunque il master di Padova, il master di Genova, il master di Bologna, il master di Siena di fisioterapia sportiva, il master di Roma e il master di Campobasso. Allora, i capitoli sono così distribuiti. Il primo capitolo, biomeccanica, dove io sono il responsabile e l'ho scritto, diciamo, da solo. Il secondo capitolo è il dolore alla spalla, dove il responsabile era Paolo Marighetto, coadiuvato da Giacomo Rossettini. Poi andiamo nella seconda parte del libro, quindi nella parte dell'inquadramento diagnostico. Abbiamo 2 capitoli, cui responsabile è Diego Ristori. Il primo capitolo è modelli classici di inquadramento diagnostico e il secondo capitolo è un inquadramento diagnostico moderno. La squadra di Diego era formata da Simone Miele, Alessandro Ferrero, Jacopo Berti, il grande Fabrizio Brindisino e Teresa Latini. Poi il quinto capitolo, il responsabile sono io, andiamo sui quadri sintomatologici specifici, quindi le patologie, e sono assistito da Alex Rossi e Davide Venturin. Quindi il capitolo chirurgia, che naturalmente abbiamo il nostro ortopedico Alberto Vascellari, e poi la terza parte, i trattamenti. La chirurgia faceva già parte della terza parte, che è seguita dall'esercizio terapeutico, dove abbiamo due responsabili, Saad Youssef e Samuele Graffiedi, assistiti da Mattia Bisconti, il sottoscritto, Alex Rossi e Mattia Salamo. Quindi terapia manuale, dove abbiamo il responsabile Simone Scaglioni, con Firas Murad, Giorgio Maritati e Mattia Salomo. E infine l'ultimo capitolo, il nono, strategia riabilitativa per il ritorno allo sport, il responsabile è Carlo Ramponi, assistito da Andrea Piazze. E questo è il piano dell'opera. Gran bel lavoro, a parte un capitolo che vabbè. Era in fondo alla gente di sapere, perché a un certo punto salta le conclusioni, va bene così. Quindi io così avrei un'idea, farei dire a ciascun autore di capitolo perché vale la pena comprare questo libro, se dovesse parlare del proprio capitolo, quindi perché vale la pena dare una lettura a questo libro e magari che cosa c'è di nuovo. Ma vorrei che prima di tutto lo dicesse Antonio Poser con il suo primo capitolo sulla biomeccanica, giusto? Giusto.
Io sarò provocatorio con te, Antonio, scusa. C'è qualcosa di nuovo da sapere sulla biomeccanica della spalla? Non sappiamo già tutto quello che ci insegnano e ci hanno insegnato nei vari master e scuole di terapia manuale? Benissimo, effettivamente è difficile tirar fuori qualcosa di nuovo in questo capitolo. Diciamo qualcosina siamo riusciti a tirar fuori comunque, in particolare il ruolo del capolungo del bicipite, se la cosa può interessare, è una cosa molto di nicchia, soprattutto perché è un tendine che è ipervalutato e quindi sapere qual è la sua funzione forse attirerà meno l'attenzione, sostanzialmente questo. Poi, sinceramente, qualche piccola cosina, ma sostanzialmente la biomeccanica è quella. È stata, come si può dire, è un terreno così dissodato che difficilmente può dare altri frutti. Ecco, questo sostanzialmente. Bene, anche se... Ecco, non so se posso aprire, ha senso aprire così una piccola parentesi sulla famosa legge tanto vituperata, oppure se bisogna comprare il libro e leggere che cosa dice Poser. La seconda. Beh, diciamo che come legge la mettiamo che può essere un po' marginale, come tutte le antiche leggi della terapia manuale. Diciamo che da un punto di vista biomeccanico è un po' difficile spiegarla, ecco, tutto là. Mettiamola così. Ok. Quindi bisogna comprare il libro e leggerlo, ok. Assolutamente. Andiamo in ordine di capitolo? Sì. Cosa dite? A te la regia. Niente, allora diciamo che facciamo entrare il secondo autore nel capitolo. Tu sistemi i quadratini. Sì. Con la Marietta, collega Paola Marietta, accendi un pochino magari anche il suo microfono. Okay. Può parlare? Ah no, Paola deve accendere tutto il microfono, non siamo nella rete. Ecco, adesso è acceso, adesso dovrebbe essere acceso, no? Ok. Adesso è acceso? Sì. Okay. Allora, è responsabile del capitolo sul dolore, per cui darei a lui il compito di parlarne, di dirci, non so, qualcosa di interessante che ci spieghi. Perché vale la pena comprare il libro e leggere il tuo capitolo? Ecco, questa domanda però, quando ci eravamo parlati, tu non avevi detto che l'avresti detta e ora sono un po' in imbarazzo, però cercherò di uscirne. So che puoi uscire dall'imbarazzo. Sei in imbarazzo perché allora, avresti una risposta lunga 20 minuti invece devi fare in realtà. No, in realtà per fortuna ha già risposto Antonio, per cui io posso seguire la sua risposta. In realtà non c'è niente di nuovo da sapere sul dolore, ma proprio veramente assolutamente niente, nel senso che tutto è già stato scritto e arriva a noi a valanga dagli anni 70. Allora, visto che Antonio ha citato dei libri, anch'io adesso li ho recuperati al volo. Questo libro è del 73, è sufficiente questo per avere tutto. È scritto da Ronald Melzack, quindi non un certo uno che passava per caso per strada. Proprio perché sappiamo tutto, in realtà oggi sembra tutto nuovo per motivi che non riesco a comprendere. E quindi il capitolo che ho scritto assieme a Giacomo Rossettini, che ringrazio sentitamente per la pazienza che ha avuto, in realtà noi abbiamo cercato semplicemente di dare una visione filtrata da noi, inevitabilmente, di questo strano fenomeno chiamato dolore, di questo strano fenomeno a volte inaffidabile chiamato dolore, cercando di dargli una connotazione rispetto alla spalla. Ecco, mi viene da dire che in realtà il dolore è dolore. Noi lo decliniamo in questo momento riguardo alla spalla, ma ad essere sincero potrebbe andar bene questo capitolo per qualsiasi distretto anatomico. In realtà i nocicettori sono quelli, le vie nocicettive sono quelle, le aree associative rimangono quelle. Ciò che cambia è probabilmente l'idea che abbiamo noi del dolore della spalla
e quindi le conoscenze che noi abbiamo rispetto a questo distretto, questo è fondamentale. Un paragrafo del capitolo è dedicato a come le credenze e le convinzioni del terapista influenzano l'outcome. E siccome esiste anche il paziente, abbiamo cercato di scrivere che di vedere come anche le convinzioni del paziente influenzino a loro volta l'outcome. E grazie a soprattutto all'apporto di Giacomo, parlare di dolore oggi significa anche parlare di placebo e degli effetti contestuali, quindi non solo di placebo, per cercare di ricordarci quanto il dolore possa essere per certi aspetti poco affidabili e comunque non così direttamente collegato all'entità del danno, per ricordare ad ognuno di noi di non averne paura, ma assolutamente rispetto, assolutamente paura, ma proprio per niente, e ricordarci che per certi versi noi a volte otteniamo dei risultati con spiegazioni poco plausibili o che sembrano plausibili solo a noi, e quindi il nostro tentativo era anche quello di ricordare che a volte essere sanamente curiosi di scoprire il perché è molto meglio che intestarsi senza motivo i risultati di un intervento terapeutico. Cioè il millantato credito proprio non ci va il millantato credito, è meglio una serena accettazione di poca conoscenza e altrettanto intensa volontà di colmare questo vuoto. Fantastico. Grazie. Mi hai fatto venire in voglia di comprare il libro. non questo, perché è fuori produzione, non c'è più. Quello è il libro di cui parlavo. Ok. Se la memoria non mi inganna, adesso sarebbe, per concludere la parte un pochino, comunque per proseguire con la parte relativa alla diagnosi, direi che facciamo entrare Diego Aristori, certo. Che nel libro, nella spalla, si è occupato di dell'inquadramento diagnostico. Come al solito, sistema tutti i quadratini. Guarda qua che bello. Eccolo qua. Guarda qua che bello. Potremmo rimanere così per tutta la sera con Diego in primo piano. Quindi, ciao Diego, grazie per essere qui. Ciao a tutti. Quindi, è uno, direi che parlando di spalle, di inquadramento diagnostico, Diego Aristori è, come ho avuto già modo di dire in altra sede, un orgoglio italiano, grazie al contributo che ha dato, contributo scientifico, con un bellissimo articolo che è stato pubblicato, in cui ci spiegava come debba variare questo algoritmo valutativo, vero? Ho sentito malissimo, Simone, quindi se okay, detto così, dicevo solo che Diego è un orgoglio italiano, perché tra le tante cose che ha fatto un bellissimo articolo in cui ci spiegava come ci sia una nuova veste interpretativa degli algoritmi valutativi nei disturbi di spalla, che poi portano a dolore di spalla. Quindi chiedevo se fosse così o no, insomma, ti lascio a te la parola, raccontaci. Diciamo che nel libro, buonasera a tutti innanzitutto, nel libro abbiamo provato a scrivere in modo un pochino più approfondito quello che in realtà avevamo proposto nell'articolo che citavi, Simone. Anche perché, se è vero, come è vero, che insomma il fenomeno dolore abbiamo scoperto o ci siamo ricordati, come diceva Paolo, che è un fenomeno complesso e che l'avevamo ridotto dentro un modello abbastanza rigido e parziale, con l'approccio puramente biomedico, arrivato a un certo punto era necessario fare anche un salto in termini di inquadramento, ecco, del paziente che bussa alla nostra porta, no? Perché il rischio qual era? Sappiamo un sacco di cose relativamente al dolore e poi quando andiamo a incasellare il paziente lo facciamo in un modo solo, in una modalità sola, con un carattere solo, e questo non stava più in piedi, non era più
non era più adeguato, ecco, dal nostro punto di vista. E quindi non abbiamo fatto nient'altro che mettere per iscritto un modello che valutasse il paziente, che comprendesse una valutazione del paziente di tutte le sue sfaccettature legate alla multifattorialità del dolore. Dopo questo abbiamo avuto il problema anche di nominare le categorie diagnostiche. Questo è ancora oggi fonte di discussione tra di noi e forse anche fonte di poca comprensione, insomma, no? Siamo andati un po' nella scorta di quello che era successo 20 anni fa con il mal di schiena, quindi abbiamo riutilizzato il termine non specifico, anche se il termine non specifico insomma presta un po' il fianco a tutta una serie di mali interpretazioni o interpretazioni un po' troppo riduzionistiche, insomma, no? Sembra che noi identifichiamo come non specifico solo qualcosa che in realtà del quale non sappiamo trovare una causa o non siamo abili a identificare una struttura, ma in realtà non può essere questo il senso di uno specifico, perché se fosse questo vorrebbe dire che non solo non abbiamo capito niente del fenomeno dolore, ma affermeremo che siamo incapaci di valutare qualcosa a livello periferico. In realtà il senso della categoria non specifica è, dal mio punto di vista, una non necessità di trovare una struttura specifica che giustifichi il sintomo. Quindi l'utilità di identificare una categoria dentro la quale noi fisioterapisti possiamo fare la differenza in termini di salute del paziente, ma che va riempita con alcune caratteristiche fondamentali come quelle dei meccanismi di elaborazione del dolore, come le credenze e aspettative del paziente e tutta una serie di aspetti legati alla presenza di bandiere di vari colori, bandiere gialle, bandiere arance, bandiere blu, quindi problemi legati alla sfera lavorativa, alla sfera emotiva e alla sfera sociale del paziente. Questo, come diceva Antonio, deve essere fatto solo dopo aver escluso tutto ciò che non è di nostra competenza, che riguarda il processo di triage, quindi un processo di screening che esclude pazienti con bandiere rosse o bandiere arancio e pazienti che, come descriveva Antonio prima, abbiamo definito pazienti specifici, quelli quindi con franchi danni in cui noi fisioterapisti non siamo i primi o forse non saremo mai quelli che metteranno le mani addosso al paziente o si prenderanno cura di loro. Per fare questo però, e questa è la descrizione del secondo capitolo, abbiamo pensato anche di fare un excursus storico su quello che c'era prima, cioè su quello che c'era fino a ieri l'altro o quello che c'è ancora oggi in tante realtà ambulatoriali, cioè l'impronta dell'approccio biomedico. E quindi abbiamo descritto le caratteristiche di classico inquadramento diagnostico cercando di evidenziarne i limiti che il punto di pensare un modello alternativo che tenesse conto di tutto quello che ci ha raccontato Paolo prima. E questo, dal nostro punto di vista, ecco, doveva essere il trampolino di lancio per aiutare il fisioterapista a impostare un trattamento adeguato, moderno, e che si sgangiasse anch'esso dall'unica visione biomedica dove eravamo inseriti, sia in termini di prevenzione, appunto, e anche di trattamento. Attenzione bene, questo non vuol dire però che dobbiamo dimenticarci gli aspetti strutturali, tutt'altro. La necessità di modello di integrare aspetti strutturali quando è utile che essi siano importanti all'interno di un modello che prende in considerazione tutte le altre sfaccettature che caratterizzano il dolore. Se mi permettete, e ho finito, io mi auguro, insomma, se tra 30-40 anni, insomma, di leggere un nuovo libro sulla spalla, ovviamente io lo leggerò e basta, sotto un ciliegio in un giardino fiorito, e dove queste categorie magari cambieranno nome, ma che verranno riempite di indicatori prognostici.
Ecco, questo forse sarà un salto ulteriore in avanti che mi farà dire non solo questo paziente per me, ma questo paziente con queste caratteristiche qui deve seguire questa strada per ottenere un outcome migliore in termini di efficienza ed efficacia terapeutica. Ecco, questo, se io leggerò quel libro, ecco, forse veramente dirò, beh, 40 anni fa avevamo tracciato una strada che era solo il contenitore che andava riempito con una coscienza nuova, una coscienza diversa e nozioni e informazioni sicuramente migliori di quelle che abbiamo oggi. Ecco. È sempre affascinante sentire parlare io. Grazie Diego, non me ne vogliono, ma io sono sempre incantato a sentire e leggere Diego Ristori, quindi credo che il suo contributo davvero sia quel contributo che ci permette di dire che non è solo questo, per carità, non è solo il suo contributo, però è uno di quei contributi che ci permette di dire che questo libro è davvero un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, però un punto di partenza in cui si svolta davvero, si gira davvero pagina, quindi grazie Diego. Non so se Antonio, giunto a questo punto, vuole aggiungere qualcosa per mettere una chiosa alla prima parte del libro. Antonio? No. È ammutato. Sei muto? Siamo noi che l'abbiamo mutato. No, no. O sei lui che si è mutato? È lui che si è mutato. No, eccolo lì. Non è più. Eccoti. No, dicevo, se vuoi mettere una chiosa su questi primi parti. Dicevo, adesso se non sbaglio ci sarebbe il capitolo dei sintomi specifici, quindi delle patologie. In questo capitolo abbiamo sviluppato sostanzialmente tre patologie sostanzialmente, e quindi, come diceva prima Diego, sono quegli elementi in cui il fisioterapista in genere ricorre al consulto di un'altra figura professionale. Stiamo parlando dell'ortopedico, perché stiamo parlando della lesione a tutto spessore della cuffia, stiamo parlando dell'instabilità e della spalla congelata. Diciamo che in questi quadri qualcosa di nuovo c'è, c'è un po' di debunking sulla spalla congelata, ad esempio, che ce n'è molto bisogno, visto gli ultimi webinar che abbiamo visto nel 2020. L'altro aspetto è la lesione a tutto spessore di cuffia, dove, come si può dire, noi sappiamo che il dolore e la perdita di funzione della spalla è più legata a aspetti psicosociali rispetto alla dimensione reale della lesione, e quindi sono tutti elementi, diciamo, che in un libro sono nuovi sostanzialmente. Letteratura, no? Chi è abituato a leggere la letteratura già questo lo sa, ma in libro al momento non c'era. E naturalmente in questo lavoro c'è stato un contatto diretto appunto con l'ortopedico, perché soprattutto nella lesione a tutto spessore la letteratura è ambigua sul trattamento chirurgico, il trattamento conservativo, e quindi non c'è stata una conclusione chi deve, come si può dire, intervenire prima. Sta di fatto che è una lesione anatomica, e quindi il fisioterapista, quando lo sospetta, deve naturalmente chiedere un consulto all'ortopedico, poi sarà lui a decidere se un intervento oppure no. Ecco, e con questo ho chiuso la mia seconda parte. Quindi direi che possiamo andare avanti col libro. Sì, perché chiudendo con questa parte si va dritti alla seconda parte, che è quella degli interventi, possibili interventi terapeutici, partendo dal quello che è il capitolo sulla chirurgia. E quindi possiamo dire direttamente da Cortina o rullo di tamburi o direttamente, quindi arriva giù in picchiata come se fosse in discesa libera, quindi il medico della FIS, niente poco di meno che il dottor Vascellari, nostro amico e grande collaboratore di tutti noi, mondo della fisioterapia, quindi un collaboratore non solo clinico, perché
condivide con noi delle esperienze che ci, non solo umane, che ci crescono, ma anche dal punto di vista proprio delle pubblicazioni scientifiche che ha prodotto insieme a colleghi in giro per il mondo. Quindi benvenuto Alberto e grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie. Grazie a voi di cuore, Claudio e Simone, per l'invito a essere qui con voi questa sera e lasciatemi dire che per me è una grande emozione aver partecipato a questa pubblicazione innovativa come ortopedico, per dare il punto di vista dell'ortopedico e anche come unico ortopedico che ha contribuito a quest'opera. E, cosa dire, nel capitolo che, come ha anticipato Antonio, nasce da una scelta di alcuni quadri che più spesso richiedono un trattamento chirurgico o comunque richiedono un ragionamento per scegliere tra trattamento conservativo e trattamento chirurgico, ci siamo, se vogliamo, limitati a quelli che più frequentemente vengono sottoposti ad intervento, l'ha anticipato Antonio, cioè l'instabilità di spalla, le lesioni a tutto struttore della cuffia dei rotatori e le artropatie, cioè l'artrosi di spalla. Questi tre quadri clinici, dal punto di vista della chirurgia, diciamo che ho cercato di concentrarmi su alcuni aspetti forse più curiosi proprio dell'atto chirurgico in sé, cioè la descrizione dell'intervento chirurgico, anche aggiungendo quali sono le possibilità più innovative per poter aggiungere dei gesti chirurgici accessori o aggiuntivi, quali per esempio l'azione di remplissage dell'instabilità oppure le diciamo nuove ma non così nuove strategie per le rotture irreparabili di cuffia, quali possono essere i transfer tendinei o la ricostruzione capsulare superiore. Ma la parte in cui forse mi sono più divertito è stato proprio descrivere qual è il ragionamento che porta me, che porta il chirurgo a scegliere la strategia, se effettuare una strategia chirurgica e soprattutto quale tipo di strategia chirurgica, perché secondo me è fondamentale che tutti i professionisti che si approcciano al trattamento del paziente condividano quali sono i ragionamenti che portano alla scelta del trattamento. Questo mio credo nasce dalla grande fortuna che ho io collaborare a stretto contatto, cheek to cheek possiamo dire, o porta a porta, con dei fisioterapisti con cui spesso e volentieri ci rompiamo le scatole a vicenda, bussando alla porta, fa ascolta, vieni un attimo, dammi un consiglio, decidiamo insieme come approcciarci a questo paziente. Ed è una cosa che a me piace molto perché lo facciamo davanti al paziente. Un'altra cosa che io credo fondamentale è condividere anche con il paziente quali sono le idee che abbiamo in testa per scegliere il trattamento, anche perché è giusto che il paziente sappia che tutti noi abbiamo dei dubbi. Le poche certezze che abbiamo cerchiamo di darle, però condividiamo i dubbi in maniera che la scelta sia condivisa anche con il paziente, naturalmente con la tranquillità e cercando di dare il più possibile, in maniera più pane al pane, disponibili le conoscenze che abbiamo. Questo secondo me è fondamentale. Cosa può essere interessante appunto nel mio capitolo è proprio quali sono questi bivi in cui ci troviamo nella scelta della strategia giusta. Grazie, limpido requaro. Non posso che condividere questo aspetto, soprattutto della cheek to cheek, come l'hai definito, quindi, e soprattutto di fronte al paziente. Non è solo vorrei lanciare una provocazione a Paolo Marighetto: non è solo una questione di creare dei fattori di contesto favorevoli a ridurre il dolore, ma è proprio coinvolgere in quello che è il team, l'equipe riabilitativa, anche il paziente, che è la parte, il motore più importante della... Sì, colui senza il quale il team riabilitativo non ha la stessa di esistere. Il paziente che mi mette più in difficoltà è quello che mi dice: ma lei cosa farebbe se fosse al posto mio? Esatto, esatto. Esatto.
Quindi direi che Antonio, ti metto di nuovo un pochino in primo piano, perché forse è il caso di far entrare due persone contemporaneamente, se non erro, per parlare di una parte fondamentale per quella che è la fisioterapia evidence-based, ovvero l'esercizio terapeutico. E quindi penso che sia il momento di far entrare entrambi, sia Saad che Samuele. Cosa dice Antonio? Bene. Ok, vado, li faccio entrare entrambi, quindi benvenuti a tutti e due. E quindi io direi che li, guarda come facciamo a metterli in risalto, guarda come facciamo. Facciamo no, eccoli qua. Quindi noi ce ne dispiace per voi, ma noi dobbiamo stare, quindi cercheremo di fare in modo che siate sufficientemente grandi entrambi. Purtroppo noi dobbiamo restare lì come i mappe. Ok. Quindi benvenuti Samuele, benvenuti Sara. Niente, sta a voi allora parlare di quello che è il capitolo che vi è stato affidato, ovvero quello dell'esercizio terapeutico. Allora, intanto ringrazio Antonio per avermi chiesto di partecipare a questo progetto, ringrazio Claudia e Simone per questa serata e ringrazio Samuele e Mattia Visconti a cui ho chiesto da subito aiuto per un capitolo che, vi rendete conto, probabilmente necessiterebbe di un intero libro a parte, tant'è che io che ho lavorato con i colleghi in questi mesi alla fine abbiamo portato una versione, direi anche sintetica, di quello che era in realtà nelle nostre intenzioni iniziali, però per motivi di spazio ci siamo ritrovati a dover ridurre anche di molto. Se mi chiedessi cosa c'è di nuovo sull'esercizio, ti direi che non c'è niente di nuovo sull'esercizio, nel senso che gli esercizi sono sempre gli stessi, sono quelli che grosso modo conosciamo tutti, che troviamo nella letteratura già esistente. Quello che cambia sicuramente, ed è il motivo, se vuoi, per cui comprare questo libro, è il significato che noi attribuiamo all'esercizio. Quindi per quale motivo stiamo proponendo l'esercizio terapeutico, su quale paziente, e qui mi riallaccio sicuramente a quanto ha detto il collega Paolo in precedenza, e abbiamo deciso di sviluppare il capitolo dividendo il tutto in tre macro aree che secondo noi rendevano giustizia anche della necessità didattica che ha il testo. E quindi c'è una parte che è dedicata alla spalla dolorosa specifica, quindi l'esercizio nel paziente con un disturbo muscoloscheletrico, con quell'etichetta che abbiamo deciso noi di adottare. Una parte invece riguarda il trattamento della spalla in termini di recupero funzionale, quindi il trattamento dell'impairment, che volgarmente abbiamo chiamato allenamento, forse tirandoci dietro anche qualche santo o altro da altre figure professionali. E infine abbiamo inserito una parte sul trattamento sia post-chirurgico, quindi effettivamente bisogna sapere cosa fare anche nelle condizioni post-chirurgiche, sia per quelle condizioni specifiche che troviamo a trattare come prima linea di attacco in attesa, oppure quando la prima scelta non è l'intervento chirurgico ma è il trattamento conservativo. Direi che sicuramente qui poi lascio più che volentieri la parola a Samuele. La parte di cui si è occupato il collega, cioè quella sulla spalla dolorosa aspecifica, è sicuramente, a mio avviso, all'interno del capitolo il tema più interessante, perché viene sviluppato in un modo che credo sia strepitoso, e sono sicuro che chiunque avrà la possibilità di leggerlo non potrà che essere d'accordo con noi. E voglio anche dire che è una parte che richiede molta attenzione durante la lettura e richiede in effetti uno studio anche abbondante. Quindi noi siamo soddisfattissimi del risultato. Vai Samu! Le parole complete. Grazie, Luna, gentilmente. Tutte le parole
come retrosalpici. Non so se scusa Samuele, si sente malissimo, forse la tua connessione non è delle migliori, si sente come se tu avessi un, proprio un ritardo, non tanto del microfono, ma proviamo con le cuffie. Proviamo. No, no, proprio si sente malissimo, c'è un microfono. Prova a riparlare, Samuele. È il bello della diretta, eh? Poi malissimo. Cioè, proprio non riusciamo a decifrare la... Prova a smanettare qualcosa sul microfono, metti un altro microfono, prova. Fai un, due, tre, prova, giusto così, perché così ti manteniamo alta la tensione, la tensione. No, 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 si sente proprio, sembri... Non so, un robot. Un robot ubriaco. Cioè, secondo me... Ubriaco, potrei suonare, io lo sento. Dice, perché non sono un robot, la cosa strana è quello. Se ho capito, dice, sembra un robot ubriaco, ma è strano perché non sono un robot, eh. Quindi, se posso, ma per pochi sembra un Dalek. Ok, questa però è veramente... Io direi che facciamo che lo mettiamo, ti lasciamo risolvere il problema, poi facciamo che ti mettiamo un attimino con la possibilità di risolvere il problema tecnico, quando l'avrai risolto ce lo dici e noi ti rimettiamo in pole position. Intanto direi che Antonio possiamo dire di andare avanti. Certo. Quindi parlando di esercizio terapeutico, che cosa vuoi, chi vuoi far parlare? Perché forse adesso la scaletta toccherebbe a te. Ma non lo so, io lascerei quasi il posto a Carlo, che non se l'aspetta, in modo che così dall'esercizio andiamo proprio direttamente, senza creare una soluzione continua, a quello che è Return to Play, che è qualcosa di più direttamente correlato, secondo me. Così intanto diamo tempo a Samuele di riprendere controllo del microfono e ci riproviamo dopo che avrà parlato Carlo. O la 1, la 2, la 3, Carlo Ramponi, ecco qua. Ciao Carlo. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Carlo, pronto? Io ti sento, okay. Carlo, ma forse sono l'unico. Io ti sento pure, vedo Antonio muoversi, vedo Simone immobile. Vedo Simone immobile. Quindi hanno un problema loro con la connessione, penso. Ok. Va bene, intanto che aspettiamo Simone che torna, io ringrazio... Pronti? Beh, appunto, Simone, per l'invito per questa serata, ma soprattutto... Pronti? Eccoti. Sei tornato? Cioè, oltre a farmi uno scherzo di parlare prima di te, ti togli anche perché non vuoi ascoltarmi? Arriviamo, scusate, ma velocemente, se no, velocemente ritorna. Ok, scusate, ma perché stiamo pagando a rate la connessione nuova e quindi ce la danno anche a rate, ogni tanto sì, ogni tanto no. Quello che stavo dicendo è che non me ne voglia Andrea Piazze, che per carità è l'attuale presidente, però per noi resterà sempre, dicevo, Carlo Ramponi, il presidente del G-Sport. Ritorno allo sport. A te la parola, Carlo. Io non so, grazie Simone, non so cosa hai detto gli ultimi 10 secondi, ma va bene uguale. Io ti ringrazio per la stima e l'affetto, ringrazio Antonio che mi ha coinvolto in questo parterre di grandi colleghi a scrivere questo libro che, come dice te, è un'opera innovativa per quanto riguarda l'editoria italiana. Ringrazio però Andrea Piazzi che in realtà appunto ha preso il timone nel G-Sport e lo sta mandando avanti in maniera egregia
e lo ringrazio anche per il supporto che mi ha dato in questo capitolo. Il capitolo sport è un capitolo intanto che arriva a fine dell'opera di cui stiamo parlando, e quindi ovviamente giova, trae vantaggio da tutti gli altri capitoli, quindi ovviamente al di là che noi abbiamo cercato di dare qualche informazione sulla biomeccanica di alcuni gesti sport specifici, è ovvio che giova del capitolo biomeccanica iniziale, così come è ovvio che giova del capitolo dell'esercizio terapeutico, nel senso che noi nel capitolo non siamo entrati nel dettaglio degli esercizi, ma diamo per scontato che il lettore si gusti completamente la lettura di quanto scritto dai precedenti relatori che hanno parlato precedentemente. E quindi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo cercato di inserire nella nostra parte? Abbiamo cercato ovviamente di guardare la letteratura, di quello che c'è in letteratura in ambito di riabilitazione sportiva, però abbiamo cercato anche di guardare tutto con un occhio, un po' di innovazione. Rispetto ai libri che aveva menzionato Antonio, sicuramente abbiamo cercato di inserire tutte le novità riguardo al decision making, a decisione del tono sport, che prevede una condivisione maggiore con più figure professionali, con l'inserimento di un'analisi dei bisogni specifica correlata allo sport. Quindi abbiamo cercato di sottolineare alcune cose che appunto escono fuori dal classico timing, che è sempre descritto nei vecchi libri di cui appunto parlava Antonio. Abbiamo cercato di inserire dentro concetti nuovi espressi da recenti autori su quello che è la progressione del carico in un sistema modulare che ragioni per obiettivi funzionali e che quindi abbia un continuum che prevede le valutazioni funzionali su questi vari obiettivi. Abbiamo cercato di inserire e sottolineare l'importanza della conoscenza del gesto sport specifico, dove il gesto sport specifico si intende conoscenza di biomeccanica di quel gesto, conoscenza tecnica, conoscenza delle necessità anche di capacità condizionali di quello sport, quindi quello che viene definita NIS analisi riferibile a quello sport. Siamo poi veramente entrati nel dettaglio delle strategie realizzative, cioè quelle che per noi sono i punti chiave in ottica di ritorno allo sport. Quindi abbiamo cercato di sottolineare e trasferire in questo capitolo quello che un grande comunicatore che si chiama Simon Sinek aveva descritto, che è quello del cerchio, dove si mette al centro non il come o che cosa si fa come esercizio, ma perché lo fai. Quindi ogni volta che si fa un lavoro riabilitativo in ottica sport specifica ci deve essere un obiettivo che trasforma, come diceva anche prima Sad, un esercizio che conosciamo da 60 anni, lo trasforma con una funzionalità, con un obiettivo diverso, e quindi può essere modulato in 10-20 modi diversi e avere dei risultati diversi. Abbiamo cercato di inserire anche, di sottolineare l'importanza, ormai riconosciuta dal punto di vista anche di letteratura, di quello che è l'aspetto della kinesiofobia e tutti gli aspetti psicologici nel ritorno allo sport. Nei libri un po' più datati questa parte non veniva assolutamente toccata, quindi abbiamo cercato di dare questo input. E il capitolo, la sesta e ultima sezione di questo capitolo riguarda i test per il ritorno allo sport. In ambito di spalla non c'è grande consenso scientifico a riguardo, quindi noi abbiamo fatto altro che menzionare quelli più utilizzati e più riconosciuti, sottolineando come anche qui, come per gli altri distretti, si punta ormai a definire dei test funzionali di campo, a inserire dei questionari di autovalutazione da parte dell'atleta su quello che sono le funzionalità e anche la prontezza psicologica, piuttosto che a definire dei criteri di ritorno sport che possono essere anche collegati a una percentuale, 10% più o meno, 5%, insomma, di deficit di forza o di deficit di asimmetria di ROM. Questo è un po' l'excursus alla veloce di quello che che c'è nel capitolo. Beh, direi che è qualcosa di
estremamente utile. Vorrei aggiungere, sarebbe ora che il ritorno allo sport non fosse dettato da un calendario, ma da una vera valutazione della persona, che guarda caso poi è un atleta, che non è uno che guarisce prima, ma è semplicemente una persona che ha bisogno di più cure, secondo me. Ma non so, se penso che possa essere condivisa. Assolutamente. Sì. Attenzione a più dettagli. E quindi io direi che ci vorrei riprovare con Samuele. Samuele, vediamo se ci sei, batti un colpo. Sono, ho cambiato computer, quindi ci sarà una luce un po' diversa, non so se si sente ora. Perfetto. I 10 anni sono sempre i migliori, vale, quelli nuovi che hanno una settimana alla fine tradiscono sempre. Allora, niente, riprendendo quello che ha detto Sardi, innanzitutto lo ringrazio di nuovo per il complimento sul capitolo e, come dicevo, ringrazio lui per essere riuscito a coordinare in maniera perfetta tutti noi partecipanti al capitolo. Io ho ripreso un po' a tracciare il solco lasciato da Paolo sul discorso delle nuove conoscenze, nuove relative sul dolore, quello che ha detto Diego anche sulle nuove modalità di diagnosi, tra virgolette, che si può fare sul problema di spalla, in particolare sulla condizione della spalla dolorosa specifica, che ha cambiato un po' la modalità anche di approccio al paziente per quanto riguarda l'esercizio terapeutico, e anche quello che diceva Antonio riguardo che il fatto di prendere in considerazione per la prima volta anche in un libro le variabili biopsicosociali. Mettendo assieme tutto questo, ho cercato di creare un modello multidimensionale dell'esercizio, in cui l'esercizio non ha solamente una valenza tissutale periferica, un effetto sui tendini o sulla cuffia, ma anche un effetto, possiamo dire, cognitivo. Niente di nuovo, ovviamente, se si è abituati a leggere un po' la letteratura, però probabilmente messi assieme in questo modo un capitolo di un libro non era mai stato fatto. Come si sceglie in generale l'esercizio per una spalla dolorosa aspecifica, che Diego ha già spiegato cosa sia, no? Ho migliaia di possibilità di esercizi. Come scelgo quello che è più adatto al paziente che è di fronte a me? Il modello tuttora più in voga è quello conosciuto come il modello, volgarmente detto, biomeccanico, no? Il modello kinesiopatologico, tanto caro alla Shirley Sharman. Cioè io ho il mio paziente davanti a me, valuto una disfunzione e penso sia responsabile del dolore del paziente, ed ho un esercizio specifico per la disfunzione che ho trovato su quel paziente. Per esempio trovo che ha una distinesia di spalla che secondo me produce il dolore del paziente, e di conseguenza gli do un esercizio per correggere questa distinesia di spalla. Questo già sembra un notevole passo avanti rispetto al modello precedente di cui ha parlato anche Antonio, cioè il modello biomedico, il modello patoanatomico, in cui addirittura l'esercizio veniva scelto in base semplicemente alla diagnosi del paziente. Alcuni scelgono l'esercizio in base alla risonanza, si sentono cose ancora di questo tipo, in base all'esito di un esame diagnostico. Il modello biomeccanico ci è sembrato una grande conquista rispetto al modello patomeccanico, modello biomedico. In realtà probabilmente è stata più che altro una grande illusione. In realtà non ha mantenuto le promesse che sembrava mantenere agli inizi. Nel senso, le prime pagine del capitolo, della parte che ho scritto, servono un po' a mettere in discussione, effettivamente, a ridimensionare l'utilità del modello biomeccanico. La sostanza, la faccio breve in due righe, è che non è necessario trovare un esercizio per ogni disfunzione. Innanzitutto perché la letteratura ci dice chiaramente che non c'è una correlazione tra la disfunzione e il dolore, e quindi posso essere un paziente con una distinesia di spalla e non avere nessun dolore e viceversa. Ma soprattutto per quanto riguarda l'esercizio non c'è una correlazione tra il miglioramento di quella disfunzione e il miglioramento dell'outcome. Quindi io posso darti un esercizio per la distinesia di scapola, il tuo dolore migliora, la distinesia di scapola rimane tale quale, o tanti altri fattori analoghi. Quindi tradotto, non è necessario scegliere un esercizio in base a una supposta disfunzione biomeccanica. Quindi come scelgo un esercizio? Torniamo da capo. Qual è il problema? È proprio questo. La letteratura in realtà non indica in modo univoco, non precisa dei criteri certi su cui basare l'esercizio, né riesce a individuare una chiara superiorità di una tipologia di esercizio rispetto ad altri. Quello che sappiamo, bene o male, è che non c'è differenza tra, per esempio, usare una contrazione concentrica o un'eccentrica, tra usare un esercizio doloroso o uno non doloroso, tra usare pochi esercizi o molti esercizi, e questo è onestamente un punto a nostro favore, oppure tra usare, per esempio, esercizi che hanno come focus la scapola o come esercizi che hanno focus sulla cuffia. Quello che emerge è che in realtà sia utile, in generale, utilizzare quello che viene chiamato tipicamente un esercizio di carico, un loading exercise, cioè un esercizio che il paziente tende a effettuare contro resistenza, con un carico ovviamente progressivo in base alla condizione clinica del paziente.
L'altra cosa che emerge, una cosa per noi molto utile, è che siano sufficienti molto pochi esercizi, anche uno o due esercizi mirati sembrano per il dolore riuscire a fare lo stesso effetto di esercizi con modalità differenti o decine di esercizi. Quindi in linea generale, se io ho un movimento doloroso, come scelgo la tipologia di esercizio? Tre modalità di scelta di esercizio. Supponiamo di avere un'abduzione dolorosa, quando tiro sul braccio il paziente ha dolore alla spalla. Posso scegliere semplicemente un esercizio che noi chiamiamo lontano dal movimento doloroso. Pensate alle classiche extra rotazioni o intra rotazioni col braccio addotto, che abbiamo visto fare per settimane e settimane i pazienti in maniera quasi automatica. In questi casi, ovviamente, si tratta di modalità di esercizio che secondo noi sono utili solamente nei casi di condizioni molto irritabili, quando non è possibile trovare altre modalità di esercizio. In questo caso, un esercizio lontano dal movimento doloroso ha senso quando la condizione non permette di fare altro, sostanzialmente. Questo è l'esercizio preferito dagli amanti del modello biomeccanico, fondamentalmente. Ci sono ancora molti colleghi che pensano come unico modello, come scelta dell'esercizio, di utilizzare quello biomeccanico, se non addirittura quello biomedico. Questo tipo di esercizio di sempre molto lontano dal movimento doloroso è, diciamo, il loro tipo di movimento preferito. Il secondo movimento che possiamo scegliere è prendere lo stesso movimento che solitamente fa male, come per esempio in abduzione, cercare, utilizzando delle tecniche, di riprodurlo senza che questo faccia dolore. Pensiamo chiaramente alle mobilizzazioni con movimento di Mulligan o chiaramente alla shoulder symptom modification procedure di Lewis, che è stato il primo che è riuscito a strutturare in maniera integrata una serie di procedure che servono appunto a far riprodurre lo stesso movimento doloroso al paziente in maniera indolore. Ora, poi abbiamo la terza modalità, che è la via direttissima sul Nanga Parbat, cioè prendo esattamente lo stesso movimento doloroso del paziente e quello diventa il suo esercizio. Questo non va a far altro che riprendere sostanzialmente il trattamento per una disfunzione contrattile di McKenzie, che poi è stato portato, diciamo, a nuova luce e alla ribalta da Chris Littlewood nei suoi famosi paper, in cui utilizzava in maniera deliberata l'esercizio doloroso come scelta di esercizi. Quindi non vado più a valutare il paziente in base alle varie disfunzioni, gli chiedo semplicemente, vado a trovare qual è il movimento doloroso. Sembra un grande paradosso, ovviamente questa è la modalità invece odiata assolutamente da chi utilizza preferenzialmente il modello biomeccanico. Come il nostro, abbiamo la mascotte, il nostro Umarel che ci guarda, e l'Umarel è il simbolo di tutti quelli che vedono passare le cose davanti a loro, non capiscono cosa vedono, ma criticano cosa vedono continuamente. L'Umarel è il classico collega che utilizza ancora in maniera pedissequa il modello biomeccanico, se non addirittura quello biomedico. E lui ovviamente preferisce esercizi tranquilli, lontano dal movimento doloroso, e odia il movimento doloroso, ma semplicemente per un motivo. Secondo lui il dolore deriva da una disfunzione biomeccanica. Far fare esercizi con dolore significa rinforzare questa disfunzione biomeccanica, mentre è la cosa che lui vuole combattere. Ora, tolta la parte tra virgolette più semplice, che è quella in cui abbiamo un paziente molto irritabile, perché in quel caso lì o fa riposo e cortisone o fa qualche blando esercizio lontano dal movimento doloroso, ci rimane la scelta tra lo stesso esercizio che fa dolore, ma fatto in maniera indolore, quindi la classica modalità di procedura di Lewis, e invece l'esercizio di Littlewood. Come scegliamo tra queste due modalità? Bisogna dire che in letteratura ancora non c'è nessuna evidenza che fare l'esercizio indolore sia superiore rispetto a farlo in maniera dolorosa, quindi possiamo tranquillamente provare a implementare gli stessi due tipi di esercizi, oppure vi faccio fare questo piccolo esperimento mentale. Prendiamo un paziente che ha il classico dolore al sovraspinato, il classico dolore, scusate, alla spalla quando abduce il braccio, quindi un test di Job positivo. Troviamo che per lui un esercizio con un manubrio da 2 kg è un esercizio moderatamente doloroso, che però riesce a fare senza problemi, senza che poi gli rimanga il braccio particolarmente indolorito. Quindi abbiamo trovato per lui un esercizio moderatamente doloroso che riesce a fare senza problemi. Poi mi viene in mente di provare a fargli un riposizionamento scapolare, e lui sempre con quei 2 kg fa il movimento e il dolore sparisce completamente. Come scegliamo l'esercizio per questo tipo di pazienti, mi sono chiesto io, perché sono cose che capitano se provate ai vostri pazienti. Il discorso è che non possiamo scegliere in base al carico, in questo caso il carico è il medesimo, 2 kg uno, 2 kg l'altro, quindi diciamo che il carico, quindi l'input che diamo al tessuto, è perfettamente identico. Ci deve essere qualche altra variabile che mi permette di scegliere quale delle due strade prendere.
E quindi ho pensato che è il momento giusto in cui entrano in gioco le variabili psicologiche e soprattutto le variabili cognitive. Sappiamo, come ha detto anche Antonio prima, che anche nei pazienti di spalla le variabili psicologiche sono prognostiche quasi più della gravità del problema strutturale. E quindi molto spesso nel paziente con dolore di spalla si instaura la paura del movimento, si instaura un evitamento del movimento come nel classico modello di fear avoidance di Bayen. E quindi il paziente ha paura a muovere il braccio perché ha creato un'aspettativa di sentire dolore ogni volta che muove il braccio, oppure che il braccio peggiora nelle ore successive. Sostanzialmente ha paura di fare danni quando sente il dolore al braccio. Se non muove il braccio perché ha paura di provocare dolore o di fare danni, non si mette in condizione mai di correggere questo pensiero errato. Se invece noi lo esponiamo gradualmente al movimento temuto, questa aspettativa catastrofica viene sfidata e viene disconfermata. E quindi sostanzialmente il paziente apprende tramite l'esercizio non necessariamente al movimento segue poi quello che lui si aspettava, cioè il dolore o il peggioramento delle ore successive. Ho ottenuto quello che viene chiamata una violazione dell'aspettativa. Lui ha l'aspettativa che succede qualcosa, io gliela sto violando, e la violazione dell'aspettativa sembra la modalità migliore per ottenere un apprendimento del paziente. Per questo che la parte del capitolo viene chiamata l'esercizio come forma di apprendimento. Questo è probabilmente l'aspetto più nuovo, visto che dobbiamo trovare le parti più interessanti dal punto di vista della novità dei vari capitoli. Questa è la parte probabilmente più interessante. Il modello multidimensionale dell'esercizio è l'esercizio visto come un aspetto cognitivo. E quindi ho pensato che in questo momento utilizzare questi variabili cognitivi mi dava la chiave per scegliere tra l'esercizio indolore e quello doloroso. Cioè, vi spiego in un secondo. Se ho il paziente che si aspetta di sentire dolore ogni volta che vuole il braccio, lui sa che ogni volta che alza il braccio sente una fitta invalidante, ha paura di muovere il braccio perché sente questa fitta, lui, la sua aspettativa da violare è che lui sente la fitta ogni volta che muove il braccio. Questo sarà il candidato ideale alla symptom modification, perché io gli faccio il riposizionamento scapolare o qualche altra manovra, lui muove il braccio senza sentire assolutamente nulla. E sappiamo tutti e riconosciamo tutti lo sguardo di stupore, di sorpresa del paziente quando gli facciamo una mobilitazione con movimento che funziona. Lui dice: incredibilmente non sento più dolore. In questo modo sta apprendendo che ogni volta che muove il braccio automaticamente non vuol dire che abbia dolore. Si sta estinguendo una memoria del dolore tanto cara a Max Sussman. Poi ho invece un secondo tipo di paziente, quello che ha smesso di un po' di muovere il braccio perché sa che ogni volta che fa attività e sente dolore ha paura di rovinare i tendini, ha paura di rovinare la spalla e ha paura soprattutto di avere più dolore nelle ore successive. Se noi strutturiamo l'esercizio nella maniera corretta, utilizziamo quello che viene chiamata nel libro e definita la baseline, riusciamo a violare l'aspettativa che ogni volta che lui muove la spalla dopo starà peggio e quindi lui cambierà ovviamente il suo modo di pensare e probabilmente riuscirà a spezzare il circolo vizioso e rimettere in moto il circolo virtuoso che lo riporta al condizionamento della spalla e uscire quindi dall'impasse che si era creato. Quindi abbiamo cercato di mettere assieme tutte queste modalità per cercare di dare una multidimensionalità al modello dell'esercizio. Ho fatto anche degli schemini, dei disegnini per cercare di riassumere, rendere più immediati un po' questi concetti nel libro che trovate nelle varie pagine del capitolo. Grazie, sì, Samuele. Grazie Samuele, infatti l'unica cosa che sono riuscito a capire sono stati proprio gli schemini. Nel leggere il capitolo, ma questo è un problema mio. No. Guardo solo le figure, esatto. Guardo solo le figure, quindi... no? Vabbè, cavolo, che cosa aggiungere? Io spero solo che questa parte di Samuele venga presa, tagliata e messa in onda a tutti gli ortopedici in ascolto. Quindi c'è chi come ma il nostro. Si parla tanto di esercizio terapeutico come quasi un'entità astratta, invece Samuele gli sta dando nome, cognome e codice fiscale. Quindi, grazie per il tuo intervento, Samuele. Grazie Samuele, grazie Saad. Quindi ridò la parola adesso ad Antonio che deve presentare l'ultimo responsabile di capitolo. Peccato, è finito il tempo a nostra disposizione. Bene, manca l'ultimo capitolo che insieme a quello della biomeccanica era il più ostico del libro, dati i tempi, e il capitolo della terapia manuale, il cui responsabile era appunto Simone Scaglioni. Bene, quindi
Allora, cosa dice fa? Simone, il dottor Simone Scaglioni, ci dica per cortesia per quale motivo dovremmo leggere e comprare questo libro nonostante il tuo capitolo. Perché ci ho passato tutto il lockdown a scriverlo, quindi almeno cioè, un buon motivo c'è. No, in realtà venne il giorno che Antonio mi disse voglio fare un capitolo, voglio fare un libro e ti darai il capitolo della terapia manuale. Bene, fantastico. Come dire, ti passo la patata bollente, no? Oggi la terapia manuale viene proprio vista come, ahimè, il fumo negli occhi, no? Qualcosa che non esiste, qualcosa che non funziona, qualcosa che è sbagliato, qualcosa che, ma di che cosa fai? Non è ancora. Etico. Non è etico. Ho sentito persone scrivere in alcuni posti che l'unica terapia manuale che faccio in momenti di pandemia è dare la mano al paziente, no? Come se fosse quasi una colpa affrontare il paziente mediante terapia manuale. Devo dire che quando Antonio mi ha detto sarà l'ultimo capitolo del libro, io avevo preparato il sommario, poi in realtà mi ha detto no, è proprio la terapia manuale, e quindi ne ho approfittato e grazie al lockdown sono riuscito a scriverlo. In realtà ci ho messo un sacco di figure, quindi il capitolo con più figure, proprio perché l'ho fatto a modello di manuale di istruzione. No, non è assolutamente così. Mi sono chiesto che cosa possiamo dire, ma perché devo sempre dire quello che faccio quotidianamente, nella quotidianità, faccio la terapia manuale, cioè utilizzo la terapia manuale, quindi se la risposta è un sì e un sì è, il punto è perché lo fai. Innanzitutto, per esempio, tutto il discorso che ha fatto Samuele prima, il discorso valutativo, tutto il capitolo dell'esercizio terapeutico è qualcosa di incluso ed è scritto proprio all'interno della definizione di terapia manuale di iPhone. Cioè l'esercizio terapeutico non è qualcosa di estrapolato dalla terapia manuale, ma la definizione che iPhone dà è proprio di tecniche manuali e esercizio terapeutico, o meglio, la definizione parla di ragionamento clinico ed esercizio terapeutico, quasi che le tecniche manuali non fossero al centro della definizione, cioè più importante il cervello delle mani. Tuttavia, per la formazione che ho e per i grandi maestri che ho avuto nella mia carriera, ho avuto la fortuna di conoscere persone come Freddy Kaltenborn, che diceva negli ultimi anni della sua vita proprio i fisioterapisti a rischio che diventino dei grandi cervelli con delle piccole mani. E sembra quasi che, poiché la letteratura non è in grado di dimostrare l'efficacia nella valutazione del trattamento della terapia manuale, e io dico bene, non è in grado di dimostrare perché? Perché noi utilizziamo un modello, o meglio la ricerca utilizza un modello che è quello utilizzabile dalla farmacologia, quindi di fatto da altre modalità terapeutiche, e quindi di fatto ci appoggiamo a quel sistema che è attualmente il migliore che abbiamo, e quindi è assolutamente doveroso utilizzare un modello per poter dimostrare quello che affermiamo. Il punto è che se poi non ci riusciamo non vuol dire che è falso quello che diciamo. Diciamo che sicuramente la letteratura ci ha dimostrato che cosa? Che i modelli di terapia manuale da cui siamo partiti, che i principi da cui partirono i nostri padri, le idee da cui partivano i nostri padri, si sono dimostrate non vere, ovvero l'idea che io mobilizzando l'articolazione, sposto il centro di rotazione, determino delle variazioni biomeccaniche, sappiamo non essere vero. Però questo non vuol dire che la terapia manuale sia qualcosa di inefficace e quindi da prendere e da buttare via. O di inutile. Mi viene in mente per esempio Dean Watson, che l'ultima volta qualcuno gli aveva chiesto, ma siccome non è affidabile il test, lo utilizzi ancora? Non devo prendere il test e buttarlo via. Non siamo riusciti a dimostrare l'efficacia di questo test. Bene, ma non utilizzerò mai un test isolatamente come il test affidabile. Lo devo mettere all'interno di un cluster, all'interno di una serie di sistemi valutativi che mi permettono di arrivare a trovare la strada giusta per quella persona in quel momento. Terapia manuale quindi vuol dire ragionamento clinico, vuol dire anche esercizio terapeutico, ma vuol dire valutazione. Quello che facciamo in fisioterapia è trattare e valutare con le stesse medesime tecniche, perché se abbiamo parlato di mobilizzazione con movimento, con esercizio, di esercizi di Mulligan, Mulligan è terapia manuale, voglio dire, è un esempio di terapia manuale.
Quindi non dimentichiamoci i grandi padri che cosa ci hanno insegnato. Ci hanno insegnato che l'elemento clinico che ci permette di scegliere una strategia terapeutica e quindi anche un esercizio. Perché scelgo un esercizio? Quali sono i criteri che mi permettono di dire questa è forse la strada giusta? La riproduzione e risoluzione dei sintomi. Infatti hai già citato Littlewood, hai già citato l'altro inglese. Jeremy Lewis, che non fa altro che riprodurre e risolvere il sintomo attraverso l'utilizzo delle mani sul paziente e attraverso quella strada andare poi a scegliere l'esercizio terapeutico. Non dimentichiamoci, come ha già detto Paolo all'inizio, il contesto, non dimentichiamoci che magari il paziente arriva e si aspetta che lo tocchiamo. Non dimentichiamoci che Patrick Wall, un altro che non è proprio l'ultimo degli scatti di casa, diceva che il fisioterapista è una grande arma, che è la licenza di toccare. Cioè noi siamo coloro che possono toccare il paziente dove il paziente sente che soffre. Questa è un'arma che dal punto di vista dell'effetto placebo è enorme, quindi non sto dicendo la terapia manuale è effetto placebo, ma se anche fosse, voglio io rinunciare a un'arma così potente che mi serve per valutare e quindi trattare il paziente? Tutto questo ho cercato di spiegarlo a parole in un capitolo, partendo dalla storia della terapia manuale a quella che è l'attualità, quello che conosciamo, e quali siano i motivi per cui non penso che sia furbo o quantomeno rinunciare alla terapia manuale, a meno che non abbia due mani sinistre montate al contrario, e su questo quindi invito i giovani colleghi a studiare la terapia manuale e a imparare ad approcciarsi anche con le mani, che è un linguaggio non verbale, che è un modo di dire ti farò del bene, che è un modo di dire puoi muoverti senza dolore, ed è un primo approccio a dire poi potremo farlo anche con l'esercizio, quindi sono tutte strategie che se nelle nostre mani non ha senso non utilizzare, alla luce della letteratura attuale più affidabile. Quindi questo è un po' quello che mi ha spinto a scrivere questo capitolo, quello che ho scritto in questo capitolo. Spero di avere assolto il mio compito come il mio capo mi ha detto di fare, insomma. Assolutamente, assolutamente. E quindi questo è quanto. Io, cosa dite? Facciamo un question time, anche se è tardi, però qualche minutino magari di question time magari lo possiamo fare. Che cosa ne dite? Beh, se qualcuno ha qualche domanda sicuramente intanto la può fare. Proviamo a fare una foto di classe. Sì, sì, io butterei adesso in video tutti quanti, quindi via le dita al naso e torniamo tutti in video, perché così facciamo la foto di classe, ma soprattutto se arriveranno delle domande, come spero, magari qualcuno di voi vuole o di noi vuole rispondere. C'era stata una domanda all'inizio, che era da parte di... Forse è questa. Sì, intanto sì. Il libro è questo, edizioni Edra, La spalla dall'inquadramento diagnostico alla gestione terapeutica. Se posso fare una comunicazione di servizio, pare che ci siano dei problemi nell'ordine via Amazon e Edra, la casa editrice. Mentre sarebbe utile per questo periodo, perché probabilmente ci sono grosse richieste e queste due piattaforme non ce la fanno a gestirle. E proprio questa sera mi hanno detto di andare sulla libreria Universo. In questo momento è la piattaforma che riesce a spedire in tempi brevi il libro. Ok, grazie. Ottimo, grazie della comunicazione. Io nell'attesa delle domande, se è possibile, vorrei ringraziare Simone, Fabrizio, Teresa, Jacopo e Alessandro, che insomma sono stati fondamentali nella scrittura dei miei due capitoli. Insomma, ci siamo divertiti e abbiamo passato un ottimo lockdown insieme. Bene, bene, bene. Allora, c'è una domanda a testa arrivata. Che è quella che vedete in sovrimpressione, quindi la domanda è se nel libro sono presenti casi clinici ed esempi di trattamento. Antonio, te l'ha risposto, tu che l'hai letto tutto. Sì, letto. Esattamente nel tuo capitolo, Simone, ci sono due casi, la descrizione di due casi clinici, due se non sbaglio.
Sì, due o tre. Io non so quanti siano stati pubblicati poi, però ne avevo scritti tre, non mi ricordo quanti poi siano stati effettivamente arrivati alla pubblicazione, perché mi è sembrata una strategia per dare proprio un'idea di mettere, come dire, in pratica quello che si dice nella teoria del libro, quindi dall'inquadramento alla procedura terapeutica. Era questa sì, la domanda che dicevi? C'era un'altra domanda all'inizio della trasmissione. Questa? Sì. Ovvero era arrivata, se non erro, nella parte in cui Antonio presentava il suo capitolo sulla via vulcanica, se la memoria non mi tradisce, è arrivata questa domanda riguardo al ruolo dell'intervallo dei rotatori e come adattare gli esercizi. Vediamo così. Ma questa zona anatomica, vuol dire, non, come si può dire, non crea alcun problema all'esercizio della serie. È quello spazio delimitato tra la parte superiore del sottoscapolare e la parte anteriore del soprospinato. Bisognerebbe piuttosto vedere che patologia, di che cosa stiamo parlando. In sé è una struttura anatomica, semplicemente. Quindi direi che non ha alcuna, come si può dire, indicazione rispetto agli esercizi. Tutto là. Ok. Non so se Sad e Samuele vogliono aggiungere qualcosa, visto che ho toccato il capitolo dell'esercizio, quella domanda. Ma... Posso rispondere io, poi Samuele, chiaramente, se vuoi aggiungere. In realtà no, ma allo stesso modo non ci siamo occupati in maniera così dettagliata anche di altri distretti anatomici per tutti i motivi che ha spiegato benissimo Samuele in precedenza. Cioè il focus del capitolo è esattamente cercare di assorbire quali sono i concetti che ci portano a selezionare un certo tipo di trattamento, spostando un po' l'attenzione dal distretto, dal tessuto o dalla presunta specificità poi di un esercizio rispetto a quel tessuto e andando verso una direzione che è quella di cui abbiamo parlato in precedenza, quindi una direzione che tenga conto uno delle capacità di apprendimento della persona, quindi anche durante un esercizio. Anche durante un esercizio somministrato durante una fase acuta, quando c'è dolore, e poi tenendo conto di tutti gli aspetti anche psicologici e sociali. Probabilmente possono sembrare dei dettagli, ma in realtà sono a tutti gli effetti il core dell'intero capitolo. Questo è il motivo per cui non abbiamo insistito su particolari problematiche tessuto specifico. Okay. Ottimo. Abbiamo una... è arrivata un'altra. Ok. Una domanda qua. Che forse è per te, perché ti chiede Nicolò, innanzitutto fa i complimenti a tutti, ovviamente. La specificità dei test per la spalla, ha senso utilizzarli nella valutazione clinica? Io non so se è più una domanda per me o per Diego. Io voglio lasciare a Diego l'onore della risposta, perché io ce l'ho una risposta, ma lascio a te prima la palla, te la lascio volentieri. Quando si parla di valutazione, Diego. Ma ha senso utilizzarli nella valutazione? Perché no? Bisogna capire qual è l'obiettivo e qual è la nostra, che valore diamo noi oggi a quei test. Diciamo che relativamente al sintomo dolore, quello che sappiamo dalla letteratura è che non sono nient'altro che dei riproduttori di sintomo familiare e così devono essere utilizzati. Basta. Non ho nient'altro da aggiungere.
Sono completamente d'accordo a metà con te. No, completamente d'accordo con te. Cioè, era esattamente la mia risposta e non poteva essere altrimenti. Se noi pensiamo al test di Job e fare il test di Job per dire ho una lesione del solo spinato perché fa male quel test, ok, siamo tornati al 1932. Oggi sappiamo che possono essere millanta le condizioni che possono dare quel test doloroso. Ma questo non vuol dire che quindi non lo devo utilizzare perché sappiamo che non è l'interpretazione che aveva dato all'origine. Sappiamo che quel test riproduce il sintomo familiare del paziente e lo utilizzeremo come rivalutazione. Se poi voglio dare la mia diagnosi clinica struttura dipendente, allora sappiamo che serve ben altro che un test. Ma da sempre un test solo positivo non mi ha detto nient'altro che quella posizione riproduce il sintomo. Punto chiuso, ma questo non vuol dire non utilizzarlo. Come tutta la terapia manuale, il fatto che abbiamo interpretato diversamente all'origine quello che era l'effetto non vuol dire che è sbagliato. E poi tra l'altro, se proprio vogliamo aggiungere qualcosa, anche sulla combinazione di test, oggi in letteratura, nello specifico per la spalla, sempre relativamente a test specifici, tante idee, tante belle costruzioni biomeccaniche ci siamo fatti sopra, in realtà anche di cluster diagnostici adeguati da un punto di vista metodologico per definire bene ciò che in realtà pensavano di fare, ce n'è uno che al suo interno ha due indicatori anamnestici e un test clinico sulla forza, quindi in realtà anche l'idea di sommare più di un test clinico sempre alla famosa ricerca della stella di Rosetta, della stella di Rosetta, della struttura che genera i sintomi, insomma, è dura. Bene, allora io direi che non ci resta che ringraziare tutti coloro che sono stati all'ascolto fino adesso e coloro che sono stati a parlare fino adesso. Una domanda in coda, vai, che bello. Mi sa che questa è per il nostro Alberto. Alessia chiede se all'interno del libro ci sono riferimenti per indirizzare il paziente a un intervento chirurgico. Sì, ci sono su ognuno dei tre subcapitoli, ci sono delle sia indicazioni cliniche sulla scelta di trattamento conservativo versus trattamento chirurgico e anche delle note evidence-based su quello che si sa sull'efficacia del trattamento conservativo e del trattamento chirurgico, naturalmente riferendosi soprattutto alle pubblicazioni più recenti. Naturalmente, però, come ho detto prima, queste considerazioni non dovrebbero mai essere prese in senso assoluto, ma vanno sempre modulate in base ovviamente all'entità dei sintomi, soprattutto all'entità della problematica funzionale, perché poi, come hanno detto giustamente tutti gli amici fino adesso, il sintomo dolore non deve essere quello che ci deve indicare la necessità di un trattamento chirurgico. E soprattutto deve essere considerata anche la possibilità che il trattamento chirurgico possa essere efficace. Ci sono alcune situazioni in cui il trattamento chirurgico avrebbe potuto essere efficace se fosse stato fatto tempo prima. Arriva un momento in cui l'operazione non serve più a niente e quindi va escluso, ma non perché non sarebbe stata efficace all'inizio, perché a distanza di tempo non ha più senso farlo, perché i risultati in termini proprio di percentuali di successo sono molto bassi. E queste considerazioni ci sono. Ottimo. Grazie Alberto. Cosa facciamo? 30 secondi per rispondere all'ultima domanda, vai, perché sì, non arrivare. Sì. Questa è l'ultima domanda. Fatta al team esercizi terapeutici, quindi per Saza, Capo e Samuele da YouTube, ci chiedono se l'utilizzo di tecnologie come l'isocinetica eccetera ti permettono di dare anche un feedback al paziente durante gli esercizi, anche se su auto surrogati, possono aver senso nel percorso di apprendimento. Chi vuole iniziare a rispondere?
La palla è per la diagonale. Samuele Carlo Sartre. Guarda lì come sono belli là. Il tris, no, ho fatto tris. Con questa domanda ho fatto tris. No, allora c'è... apprendimento per me va direttamente a Cesena, quindi quando leggo apprendimento la risposta è di Samuele. Sì, no, non ho visto... di cosa? Ho perso la domanda, non vedo più la domanda. Ecco qua. Parla di filtri generali, non specifica nella domanda. Ok, un feedback quindi per esempio sul tipo di forza che sta sviluppando i pazienti in quel momento o sul tipo di contrazione che sta facendo? Sì, immagino di sì. Sì, penso di sì. La leggiamo noi come te, purtroppo sì. Non. Ok, ma probabilmente l'apprendimento inteso in quello che ho scritto prima significa che il paziente apprende che l'esercizio può avere un effetto anche non solo sul tessuto periferico ma anche sul suo comportamento. Quindi in questo caso particolare, se l'isocinetica mi permette di mostrare che per esempio quel tipo di contrazione, quel tipo di intensità mi permette di, non so, sviluppare una certa forza con un dolore tollerabile, quindi probabilmente anche questa è una forma di apprendimento, ovviamente, perché apprende in quel modo che anche se sente un po' di dolore con quel tipo di contrazione, lui è sicuro perché non sta succedendo nulla, se il giorno dopo non è peggiorato. Quindi anche in questo modo posso comunque calibrare l'esercizio in modo da ottenere un apprendimento di quel tipo, direi. Ok, grazie. Grazie, grazie, grazie. Direi che la compagnia è più che bella, io andrei avanti ancora oltre, ma non è rispettoso nei confronti degli ospiti che poracci sono qui che, da così tanto tempo, quindi vorrei ringraziare uno a uno tutti i nostri ospiti, quindi li facciamo andare via in ordine di scomparsa, quindi dal vostro destro. Mi spiace iniziare con Diego che dalla Toscana. Ciao Diego. Ciao Diego, grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Passando dalla Romagna, grazie Samuele. Grazie, Samuele. Grazie a tutti, grazie a voi per la splendida serata. Ciao. A presto. È stato un piacere. Sua maestà Alberto, che... Esagerate. Hai visto un po' di invidia però con tutto quel bel colorito preso sulle piste di sci, no, ma vedi, l'invidia è perché non si vede che per tutto il periodo ho dovuto tenere la mascherina, per cui si vede perfettamente. Quindi grazie a Dio lavoro con la mascherina e la gente non me la vede, capito? Ah, okay. Ci sono tante cose che non si vedono grazie alla mascherina, ma non possiamo dire un vista sera come promesso. Esatto. Grazie, grazie Alberto. Grazie. Ciao, ciao, Alberto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Quindi tocca, ci tocca salutare anche Carlo. Grazie, ciao, Carlo. Grazie. Grazie a voi, grazie davvero. Un abbraccione wifi. Che funziona. Paolino, vai Paolino, vai, 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 vai Paolino. Ciao Paolo, ciao, grazie. Ciao, Paolo. Grazie, grazie, buona serata. Grazie, grazie, grazie. Il mio studente preferito. ho avuto la sventura per me, perché era imbarazzante, dovevo esaminare all'esame di master, e ho detto, ok, mi sono messo lì, ho preso appuntino. Ok, quindi saluto Saad. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Grazie, 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 grazie. 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 Ciao. Non ci resta quindi che ringraziare ancora, il maestro. Grazie a voi. Grazie per aver portato avanti questo progetto nonostante le mille le mille difficoltà. Grazie. Grazie, 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 grazie di cuore. Quindi, ciao a tutti. Direi che Claudia, prima di concludere, ricordiamo. Niente, no, sabato c'è un po' di connessione, c'è ancora,
abbiamo fatto proprio quella ricaricata. Sabato ci vediamo online, ancora posti disponibili sul sito, mentre per quanto riguarda gli eventi webinar formativi online, insomma gli spritz club per farla in maniera un po' più... Ci vediamo mercoledì 3 marzo con Aligoc parte seconda. Detto ciò, di nuovo vi salutiamo, vi ringraziamo, siete stati in tantissimi per gran parte della diretta e... Alla prossima. Quando ti ho vista al bar è stato amore a prima vista. Lucida ed abbronzata, miseria di bellustra. Col tacco alto e jeans, vestita un po' da corsa. Avrei voluto farti sognare la mia borsa. Ogni momento insieme volava le mutande. Come da una tribuna urlavano sei grande. Io sempre pronto e tu eri sempre infogliata. E poter dire a tutti Madonna che ciurata. Dopo sei anni abbiamo due cani e quattro figli. Il matrimonio è stato il peggiore degli sbagli. Tra una bianca e bestie che pisciano al mattino. Sono molti mesi che non mi sfiori il bigattino. Vitti la grotta sopra il cannone. Mi vedi l'universo, ma che va? Mi stava espugnando un dolore, puri di senza il finestrino e vado dall'amante. Veterinaria, bravo, mi visita il serpente. Ad ogni ora lei è pronta a fare i botti. Conosco le canzoni di Robin Facchinetti. Preso dall'entusiasmo dell'essere mandrillo. Ciao Gianni. Ho perso un po' il controllo quando ero sul più bello. E nel momento caldo ho ignorato la frenata. L'abbia chiamato Mario, Madonna che ciurata. Un po' suona andata e via dal tuo casino. Luciano, il mio amico brasiliano. Alto gabbato e bello a tutte mi capisce. E grazie a lui ho scoperto che mi piace il pesce. Ma no, dai, io direi che mi spiace per questi 25 ancora connessi, ragazzi. Voglio vedere come va a finire. Io tu, carino la bici. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte, grazie, ci vediamo un po' di tempo. Che vuole aver ragione, chi dice da scegliere.